personale saluto, il saluto del sindaco, del vice sindaco, degli altri amministratori che non sono potuti essere presenti. Oggi l'insediamento del nuovo consiglio comunale dei ragazzi. Questa è un'iniziativa che va avanti ormai da anni, che portiamo avanti da anni grazie alla collaborazione delle scuole medie. Il mio personale di ringraziamento va alla professoressa Marotta, alla professoressa Bevilacqua, da Cecno, un po' a tutti quanti, sì. Anche ai collaboratori, al personale scolastico che non fanno mai mancare il proprio impegno e supporto. Sono iniziative importanti, però senza la collaborazione e la partecipazione di tutti non è possibile chiaramente realizzarli. Vedo delle insegnanti, delle donne che sono un esempio di successo nel loro lavoro, e questo successo è dovuto proprio all'amore e alla passione che chiaramente si mette in tutto quello che si fa. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi ormai diciamo no, perché è il nostro saluto comunale proprio per dare la possibilità ai giovanissimi di partecipare attivamente alla vita politica amministrativa del proprio comune, di partecipare facendo delle proprie scelte, delle proprie proposte. Diciamo l'obiettivo è quello di dare voce a quelli che sono i vostri desideri, i vostri bisogni e i vostri sogni in particolare. Quindi a proposito diciamo di sogni, il consiglio che mi permetto di darvi è di coltivare sempre i vostri sogni, di portarli sempre avanti, di non rinunciarci mai e di non permettere a nessuno di impedirvi di realizzarli. Quindi questo è il mio augurio. E facendo riferimento al nome che avete dato alla vostra lista, Yes We Can, laddove vi diranno che non ce la potete fare, voi ricordate sempre questo giorno e rispondete sempre Yes We Can, ce la possiamo fare. Va bene, quindi auguri a tutti. Invertiamo un attimo un po' le cose. Prima di procedere con l'insediamento del Consiglio Comunale, abbiamo qui con noi il sindaco scelto del Consiglio Comunale dei Ragazzi, che vuole fare un breve saluto al nuovo sindaco e al nuovo consiglio. Quindi prima la parola a Giusy, prego. Mi facciamo un applauso. Comunale, al nuovo consiglio comunale dei ragazzi, ai genitori e agli insegnanti. Sono Giusy Pisano, vice sindaco uscente del consiglio comunale dei ragazzi. È un piacere per me incontrarvi dopo circa 2 anni per raccontarvi un po' il mio percorso. 2 anni fa proprio qui esposi i buoni propositi e gli obiettivi che come consiglio comunale dei ragazzi avevamo prefissato per il periodo in cui saremmo rimasti in carica. Non vi nego che non è stato per niente facile dar voce alle nostre idee, ma grazie all'aiuto degli insegnanti e delle persone che da sempre hanno creduto nel nostro progetto, siamo riusciti nel nostro intento. Abbiamo lavorato sulle tematiche ambientali, sulle tematiche della pubblica istruzione e della sicurezza, proponendo giornate ecologiche mirate alla sensibilizzazione dei giovani e degli adulti, ma anche la tombolata della solidarietà, con lo scopo di raccogliere fondi per i terremotati del centro Italia. Da questa esperienza ne esco sicuramente più responsabile e matura. Ho imparato ad ascoltare, ad accogliere anche le proposte altrui e non soltanto le mie. Ho imparato a rispettare e soprattutto mi sono affacciata ad un mondo tutto nuovo, ovvero quello degli adulti. L'augurio che rivolgo al nuovo consiglio comunale dei ragazzi è proprio questo: di cogliere dell'occasione in modo da potersi conoscere, da potersi confrontare, affinché si diventi una piccola società in cui non vi è un capo che comanda, ma soltanto un leader che guida il gruppo. Bravo, Giusy, complimenti e grazie per la collaborazione che hai dato per la realizzazione dell'iniziativa. Mi ricordo soprattutto la tombolata che avete gestito totalmente voi e avete portato degli ottimi risultati, anche un po' più degli adulti. Quindi, complimenti. Passiamo la parola ai ragazzi. Sì, Sandia, qualche altro per l'insediamento, ci sta sì, questo piccolo intervento. Facciamo prima l'insediamento. No, no.
facciamo prima la presentazione del progetto, okay. Quindi, ma poi dopo l'insediamento, poi la spiegazione dello scopo, della finalità, sì, del, come avevamo programmato, quindi seguiamo il programma, perfetto. Buon pomeriggio a tutti voi. Prima di dare inizio alla cerimonia di insediamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi con la proclamazione del Sindaco e della Giunta, vogliamo precisare che gli eletti sono giunti a tale traguardo attraverso un percorso politico che ha visto inizialmente lo svolgimento di consultazioni per la designazione dei candidati a Sindaco, in seguito la presentazione delle liste e dei programmi e in conclusione lo svolgimento delle votazioni, secondo una rigorosa procedura normativa che si differenzia soltanto per alcuni aspetti dall'effettivo iter previsto per le elezioni del sindaco. Inoltre, per noi è importante illustrare brevemente come e quando è nata l'idea di istituire il Consiglio Comunale dei Ragazzi e quali sono i suoi compiti. L'intenzione dei pionieri di questa iniziativa è nata per rispondere a due esigenze fondamentali: rispettare il diritto dei ragazzi e delle ragazze a esprimere le loro opinioni creando contesti in cui vengano presi in considerazione dagli adulti, educare alla democrazia e alla cittadinanza responsabile in collaborazione con le scuole, usando il territorio come laboratorio per comprendere la realtà sociale e urbana, adoperarsi per migliorare il presente e il futuro. La prima attuazione di questo progetto risale al 1979, quando fu attivato in un piccolo comune dell'est della Francia, per avere poi seguito in altre iniziative successive, non solo in Francia, ma è nel 1989 che questa iniziativa è stata formalmente riconosciuta, quando 196 stati di tutto il mondo hanno firmato a New York la Convenzione sui diritti del fanciullo, che oltre a fissare i principi fondamentali per la crescita del fanciullo, ne promuoveva anche la partecipazione nelle istituzioni. Le basi legislative di tale iniziativa di partecipazione politica allargata all'infanzia in Italia risiedono nella legge del 28 agosto 1997, numero 285. Nella nostra comunità l'opportunità di dare voce a noi ragazzi è cominciata circa un decennio fa, quando per la prima volta gli alunni della scuola secondaria di primo grado si sono confrontati concretamente con i meccanismi che riguardano la gestione delle esigenze di una collettività. Facendo dunque una valutazione sull'esperienza di chi ci ha preceduto, possiamo sicuramente affermare che ha comportato un arricchimento normativo nell'ambito della cittadinanza attiva, ma ha soprattutto consentito di mettere in luce quegli aspetti che vanno ulteriormente affinati e potenziati per ottenere dei risultati ancora più concreti ed efficaci. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi è lo strumento attraverso il quale noi ragazzi elaboriamo proposte per migliorare il nostro territorio, che percepiamo come patrimonio collettivo da salvaguardare. Esprimiamo le nostre opinioni a partire da problemi reali, cercando possibili soluzioni. Confrontiamo le nostre idee e discutiamo liberamente nel rispetto delle regole. È un modo concreto per noi giovanissimi di iniziare a sperimentare, individualmente e collettivamente, lo strumento della democrazia e della partecipazione attiva alla vita della comunità. È un modo per imparare a conoscere il funzionamento della macchina comunale attraverso il rapporto diretto con i servizi. Il nostro intento, pertanto, non è quello di imitare gli adulti, ma piuttosto di essere cittadini che si occupano di questioni che ci riguardano da vicino e che ci confrontano non soltanto, e che si confrontano non soltanto tra coetanei, ma anche con adulti e amministratori per far sentire la nostra voce. Passo la parola alla mia compagna per l'analisi dei risultati elettorali. Grazie, prendo la parola per illustrare i risultati elettorali.
A seguito delle lezioni del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze, la classe terza B, suddivisa in gruppi di lavoro, ha riportato tutti i risultati elettorali in grafici nel laboratorio di informatica. Gli alunni hanno scelto il grafico perché è uno strumento esplicativo, immediato e anche facile da realizzare al computer. Nel primo grafico a torta si rappresentano gli elettori, 50 iscritti, e si legge che il 95% dei ragazzi dell'istituto ha votato una delle due liste e il 5% non ha votato o era assente. Nel secondo grafico vengono rappresentati tutti i voti ottenuti da ogni singolo candidato consigliere. La lista Yes Weekend di Gerundo Sara ha ottenuto 22 voti e la lista Volare in Alto con noi in realtà di Iora Chiara ha ottenuto 20 voti. Nel terzo grafico, a torta, si evidenzia che il 51% degli alunni ha votato per la lista Yes We Can e il 49% per la lista Volare in Alto con una realtà. Questa attività didattica di tipo laboratoriale si ispira al metodo di imparare facendo. Si inserisce pienamente nel progetto multidisciplinare in cui sono state sperimentate dagli studenti le competenze di cittadinanza. Per questo motivo ringraziamo tutti i docenti e l'amministrazione comunale per aver consentito la realizzazione di questo progetto che oggi è diventato un compito di realtà. Vi ringrazio per l'ascolto e mi avvio alla conclusione di questo nostro intervento. Esso ha cercato di illustrare le motivazioni che ci hanno portato ad aderire a questo progetto. Passo la parola alla sindaca neoeletta Sara Gerundo. Noi adulti dobbiamo essere noi a prendere segno della loro identità, quindi dai. Allora, diciamo... procediamo con l'appello dei presenti. Sara Giunto, presente. Mario Giunto, presente. Manfredi Anthony, presente. Grippi Chiara, presente. Romagnolo Luca, presente. Alpino Siria, presente. Cavalieri Chiara, presente. Calizio Salvatore, presente. Chiara Iorio, presente. Cavalieri Mario, presente. E Virtù di Giovanni, presente. Sono presenti, siamo iniziati. Buon pomeriggio, in particolare alle autorità, ai docenti, alle ragazze e ragazzi e a tutti voi presenti. Sono Sara Gerundo, alunna della classe terza della scuola secondaria di primo grado di Rocca Gloriosa. Passiamo adesso all'insediamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi. Dichiaro aperta la seduta per la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. Primo argomento, convalida degli eletti e giuramento del sindaco dei ragazzi. Premesso che nelle consultazioni elettorali svoltesi presso l'edificio della scuola secondaria di primo grado, sito alla via Roma, è risultato il sindaco eletto Gerundo Sara e conseguentemente sono stati proclamati eletti alla carica di consiglieri comunali i seguenti candidati. Per la lista denominata Yes We Can, collegato al sindaco Gerundo Sara, Gerundo Mario, Grazie Chiara. Volare in alto con noi una realtà, Iorio Chiara. Cavalieri Mario.
risultati delle elezioni, si tratta mediante fusione degli spazi pubblici, considerato che nella prima seduta il Consiglio Comunale dei Ragazzi, prima di deliberare su qualsiasi altro progetto, deve esaminare la condizione degli eletti ai sensi del regolamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi e dichiarare la ineleggibilità di essi quanto sussista alcune delle cause ivi previste. A questo punto mi invito a dire se vi sono cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di consiglieri comunali. Visto che non vi sono cause di ineleggibilità e di incompatibilità, passiamo alla votazione per la convalida degli eletti, da farsi per alzata di mano. Chi vota a favore della convalida degli eletti? Do atto che il Consiglio Comunale dei Ragazzi, a seguito dell'avvenuta convalida degli eletti, risulta essere composto come segue. Per la maggioranza, Sindaco Sara Gerundo, i consiglieri Gerundo Mario, Manfredi Anthony, Lippi Chiara, Romaniello Luca, Altrino Siria, Cavalieri Chiara, Calicchio Salvatore. Per la minoranza, Iorio Chiara, Lizzuti Giovanni, Cavalieri Mario. E di osservare realmente la Costituzione italiana. Passiamo alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, avendo oggetto comunicazione da parte del Sindaco dei Ragazzi dei componenti della Giunta. Vi comunico che ho provveduto a nominare il membro della Giunta Comunale dei Ragazzi nelle persone dei seguenti consiglieri. Vice Sindaco Cavalieri Chiara. Consigliere Manfredi Anthony. Alla fine di questo percorso scolastico che mi ha arricchito sia a livello umano che culturale, durante il quale sono cresciuta imparando ad affrontare le difficoltà, ma anche a raggiungere significativi obiettivi come questo che oggi mi accingo a condividere con voi. Mi sento pertanto profondamente onorata di essere stata scelta a rappresentare le ragazze e i ragazzi di Rocca Lugliosa attraverso la carica di sindaco, che mi consentirà di fare da portavoce alle proposte che essi hanno elaborato per migliorare il nostro territorio. Sono consapevole della responsabilità che mi assumo nell'accettare tale incarico, ma allo stesso tempo mi impegno solennemente, insieme ai consiglieri con me eletti, a realizzare gli obiettivi indicati nel programma presentato durante la nostra candidatura. Il programma ha focalizzato l'attenzione su alcune questioni a noi sembrate prioritarie e che mi preme brevemente richiamare. L'acquisto di armadietti per riporre i libri e materiale didattico, l'acquisto di attrezzature per il corretto svolgimento della materia educazione motoria, l'acquisto di lavagne multimediali per tutte le aule, più corsi di lingua straniera e informatica, più visite guidate e più visite nel parco archeologico del paese. Vorrei inoltre portare l'attenzione dei presenti che le nostre posizioni sugli argomenti trattati non si discostano molto da quelle dei candidati della lista Volare in Alto. Questo dimostra che noi ragazzi, al di là della sana competizione, siamo uniti e abbiamo le idee chiare su quello che per noi conta veramente. Spero pertanto di meritare la vostra fiducia e di non deludere le vostre aspettative, di affiancare inoltre degnamente il Consiglio Comunale nelle occasioni in cui riterrà di volerci coinvolgere. Mi auguro di poter stimolare ancora di più le ragazze e ragazzi alla cittadinanza attiva, nel rispetto della convivenza civile e della legalità. Voglio infine porgere i miei ringraziamenti in particolare all'amministrazione comunale, che ci ha offerto ancora una volta questa opportunità, alla scuola e ai docenti che l'hanno accolta e a voi tutti che ci avete incoraggiato e sostenuto. Alla rappresentante dell'opposizione. Grazie signore.
pomeriggio. Nel presentarmi a voi in questo giorno speciale, porgo innanzitutto il mio saluto alle autorità, ai docenti, ai compagni e a tutti i presenti. Sono Chiara Lorio, alunna della classe seconda B della scuola secondaria di primo grado. Quest'anno ho partecipato alle elezioni del Consiglio Comunale dei Ragazzi di Rocca Blu e Rosa in qualità di candidato a sindaco della lista numero 2, Volare in Alto. Questa è stata per me un'esperienza interessante che ho vissuto con impegno e passione. Oggi sono qui in veste di consigliere della minoranza insieme ai miei compagni Mario Cavalieri e Giovanni Grizzuti, ben consapevole del ruolo altrettanto importante che siamo stati chiamati a svolgere. Noi ci occuperemo attivamente di vigilare sull'operato di chi è stato eletto, ma anche di dare suggerimenti a tutti nell'interesse di tutti, creando condizioni di dialogo e ascolto in un'ottica di collaborazione costruttiva. Ma ciò che mi preme di più in questo momento è porgere le mie congratulazioni al nuovo sindaco, Sara Gerundo, e al suo team ed augurare loro di portare avanti con impegno e responsabilità gli obiettivi che si sono proposti. Spero inoltre che essi siano per noi ragazzi e non solo di esempio e di stimolo per una partecipazione più attiva e democratica della cosa pubblica. Brava. Cerimonia di insediamento del nuovo Consiglio Comunale dei Ragazzi. Ringrazio nuovamente tutti voi per aver condiviso con noi questa esperienza di cittadinanza attiva. Arrivederci al prossimo incontro. Un saluto a tutti i presenti in sala, al Presidente del Consiglio Comunale, e a voi gentilissimi genitori che siete qui. Vanno anche i nostri ringraziamenti, perché sapete bene che per noi docenti la vostra presenza è molto importante, è un valore aggiunto, dà quindi maggiore valore ed importanza al lavoro svolto dai nostri e dai vostri ragazzi. Questo progetto è un esempio proprio concreto di collaborazione tra le istituzioni, quella appunto amministrativa e quella scolastica che noi qua rappresentiamo. È una collaborazione che va avanti da circa 10 anni, più o meno, ecco. E, grazie ovviamente all'avvocatessa Gerundo Speranza che ci ha presentato questo progetto quando all'epoca era assessore alla cultura. Abbiamo aderito subito a questa iniziativa, a questa esperienza, perché permetteva a noi docenti e anche agli stessi ragazzi di raggiungere degli obiettivi molto importanti, quali per esempio la formazione della persona, la formazione del cittadino, ma anche quindi la promozione di numerosi valori e tra questi la legalità. Questo progetto, noi siamo molto legati a questa esperienza, è un laboratorio di cittadinanza attiva. Che cosa significa per noi? Significa quindi che ragazzi che non sono ancora maggiorenni, che non hanno ancora 18 anni di età, possono elevarsi al ruolo di cittadino. Cioè quindi questo progetto, ragazzi, vi dà l'opportunità di interessarvi alle problematiche del vostro territorio e riportare anche opinioni al Consiglio Comunale degli adulti, aggiungerei, per fare questa differenza. Ora, diciamo quindi che anche se il vostro ruolo è solo propositivo e consultivo, guardate che è molto importante, tanto che è regolato proprio da un regolamento, ordinato da un regolamento costituito da circa 21 articoli che sono stati deliberati dal Consiglio Comunale. Ma inoltre voi avete la possibilità già da adesso, dopo l'insediamento, di riunirvi in maniera assolutamente autonoma, di proporre al Consiglio Comunale i vostri pareri, le vostre quindi opinioni, e loro devono rispondere per iscritto entro 60 giorni, ragazzi, quindi non è un gioco questo. Inoltre quindi voi avete anche la possibilità di proporre, cioè di chiedere al Consiglio Comunale di mettere, di porre all'ordine del giorno determinate problematiche specifiche, ok? Che voi volete affrontare, che voi ritenete importanti. Quindi il vostro ruolo non è
un gioco, ragazzi. È un'esperienza, come ci ha detto prima Giusy, impegnativa, se volete farla con serietà. Come in effetti ci ha un poco sbalorditi in questi due anni Giusy insieme alla sua compagine, veramente, che si sono veramente prestati tanto, si sono veramente impegnati in questo ruolo. Complimenti, Giusy, ti voglio fare. È uno splendido progetto che fornisce quindi tutte le indicazioni per diventare un cittadino attivo, quindi vivere attivamente proprio l'esperienza della vita democratica del nostro paese. Però è chiaro, ragazzi, che in questo progetto non ci siete solo voi, ci sono anche diverse figure professionali che vi affiancano, in primis l'amministrazione comunale, che ovviamente nella persona più presente dell'avvocatessa Venere, che ci è stata sempre diciamo attenta alle nostre esigenze. Poi ovviamente ci siamo noi docenti, che appunto tutti, che in maniera diretta o trasversale interagiamo nella realizzazione delle diverse fasi del progetto. Ovviamente quindi voglio ringraziare queste persone che vi aiuteranno, sia noi docenti che tutta quanta l'amministrazione. Ma soprattutto, carissimi ragazzi, un grazie va a voi. A voi non solo, Consiglio Comunale dei Ragazzi, ma anche a voi ragazzi, insieme al mio personale. Voglio spiegarvi anche il perché di questo grazie. Voglio ringraziarvi per la serietà, per il senso di responsabilità e per l'entusiasmo che ci avete mostrato nell'affrontare questa nuova esperienza. Quindi io faccio a voi, al sindaco uscente, quindi al gruppo di maggioranza, all'opposizione, tantissimi auguri affinché voi affrontiate questo nuovo, diciamo, percorso in maniera veramente brillante. Auguri, Sara. Grazie. Cercano delle vostre proposte, sicuramente ci sta lavoro di fare, sì, perché sono attiva, sono agguerrita, cittadinanza attiva. È meno male. Grazie a voi e ovviamente a sperare per il futuro, quindi grazie, sì, veramente. Alla prossima.